Mia Bentegodi, Zennaro. Sì, un cordiale saluto anche da Verona, con il Chievo in campo con, dopo 11 sconfitte nelle ultime 14 di campionato, una posizione di classifica che settimana dopo settimana diventa sempre più difficile. In questo momento un solo punto in più della terzultima. La Sampdoria, che nelle ultime due partite ha incassato 9 reti, 0-5 con l'Inter e 1-4 con il Bologna. Non si può proprio dire che le due squadre stiano attraversando un buon periodo di forma. Vediamo le formazioni, con il Chievo che si schiera con il 4-4-2 senza, cioè, il trequartista Birsa, con Sorrentino in porta, poi Cacciatore, Bani, Tomovic e Gobbi in difesa, Castro, Radovanovic, De Paoli e Giaccherini a centrocampo, Stepinski e Inglese in attacco. La risposta di Marco Giampaolo è il 4-3-1-2 con Viviano tra i pali, poi Sala, Silvestre, Regini e Murru in difesa, Praet, Torreira e Linetti a centrocampo, Caprari dietro le due punte, Quagliarella e Zapata. Sta per iniziare il minuto di raccoglimento per Emiliano Mondonico. A questo punto la linea può andare al basket a Brescia Cantù. Due minuti anche qui a Verona, il risultato è Chievo 0, Sampdoria 0, ma già il Chievo ha avuto una buona opportunità, palla malamente persa a centrocampo dalla Sampdoria, lancio lungo per Inglese che è aperto sulla sinistra dove c'era Giaccherini, il traversone al centro per la corrente Stepinski, il tiro dal limite, ha provato a far girare il pallone verso il 7 alla destra del portiere Viviano, ha sbagliato però la misura, il pallone è uscito sul fondo ma un pericolo per la porta Doriana. 5 minuti e 20, pericolosa la Sampdoria, il tiro ribattuto e poi la ancora Sorrentino miracoloso in due volte sulle conclusioni del giocatore Praet, che è arrivato fino dalla parte di Sorrentino, ha tirato da un paio di metri due volte, miracoloso il portiere del Chievo. E adesso dall'altra parte Giaccherini al limite dell'area, il pallone largo per Gobbi, il traversone per il colpo di testa di Stepinski e il pallone finisce sul fondo, ma c'era stato un fallo perché Stepinski si era appoggiato su Regini a centro area. Buona però l'azione del Chievo, che ha davvero rischiato di finire sotto dopo 5 minuti per la bella azione in velocità della Sampdoria, un pallone in profondità, la doppia conclusione dell'attaccante della Sampdoria con Sorrentino, che ha dovuto superarsi due volte, la seconda in pochissimi istanti, ha dovuto tirarsi in piedi e poi con un gran balzo sulla sinistra ribattere il pallone. 6 minuti e mezzo di gioco, bella partita, Chievo 0, Sampdoria 0, linea Brescia Cantù. Sassuolo 0, Napoli 0, Verona. Anche qui 9 minuti e mezzo, è una bella partita ma soprattutto una bella Sampdoria che pochi istanti fa è andata vicina di nuovo al gol del vantaggio, ancora con Caprari che è arrivato quasi sul fondo a destra, ha messo un pallone molto pericoloso verso il centro dell'area, ancora decisivo l'intervento di Sorrentino che ha praticamente tolto il pallone dal piede di Quagliarella, che dentro l'area piccola stava per indirizzare a rete. Davvero molto bravo Caprari, ma soprattutto Sorrentino in 10 minuti, già 3 interventi di quelli che salvano la porta. Manovra la squadra di Giampaolo attorno alla linea di metà campo con Torreira subito sulla testa e palla lunga a cercare Duvan Zapata, che controlla la sfera, ancora uno scambio con Caprari, ancora il pallone in mezzo, la rovesciata di Quagliarella, il pallone finisce fuori di pochissimi centimetri, anche questa una grandissima azione della Sampdoria, Torreira per Caprari, palla in profondità per Zapata, Zapata l'ha messa in mezzo, Quagliarella ha provato la rovesciata, sarebbe stato un gol davvero meraviglioso perché Quagliarella ci ha provato, il pallone alto, l'unica soluzione possibile era la rovesciata e la sfera è uscita di mezzo metro, forse anche addirittura qualche centimetro in meno alla destra della porta di Sorrentino. Ancora un'occasione per la Sampdoria, 25esimo, Chievo 0, Sampdoria 0, ma ancora Sampdoria in attacco con Quagliarella, siamo al limite dell'area per Caprari, Caprari ha tre uomini attorno ma tenta di andare via in dribbling, il pallone per Quagliarella che alza un pallonetto a cercare Zapata, la difesa riesce a liberare ma non così lontano, infatti la Sampdoria recupera il pallone, prova Praet da fuori area, c'è stata una ribattuta, è finito a terra Zapata e l'arbitro fischia il calcio di rigore, intervento un po' fuori equilibrio di Gobbi su Zapata, il pallone era abbastanza lontano dal giocatore della Sampdoria, l'arbitro indica, continua a indicare
verificare il dischetto del rigore, non ha fatto riferimento alla VAR, sta probabilmente ascoltando qualcosa con l'auricolare. No, il pallone viene messo giù da Quagliarella, quindi è stato deciso, ha segnato il rigore. Sul dischetto c'è Fabio Quagliarella, pronto a calciare la massima punizione. Pronto Quagliarella, l'arbitro richiama tutti i giocatori del Chievo fuori dall'area di rigore. Ancora qualche istante prima della battuta di questo calcio di rigore, siamo al 26esimo minuto, occasione per Fabio Quagliarella di fronte a Sorrentino sulla linea di porta. Parte Quagliarella, il tiro spiazzato il portiere, palla in rete, Sampdoria in vantaggio, siamo al 26esimo minuto, Chievo 0 Sampdoria 1, linea al basket. E qui siamo al 14esimo, Chievo 0 Sampdoria 1, un'occasione per il Chievo, bello il traversone in mezzo di Cacciatore, ma Stepinski non ha trovato il pallone. Poi un'altra opportunità subito dopo, questa volta da sinistra, il passaggio, il cross di Gobbi con la deviazione tentata da Castro, e si è messo le mani in testa l'allenatore Rolando Maran, perché questa era una buona opportunità. Il terzo ammonito nel Sampdoria. Il pareggio del Chievo al 17esimo minuto, colpo di testa di Castro, Chievo 1 Sampdoria 1, a te. D'accordo Gennaro. E qui siamo al 20esimo, al 17esimo, il pareggio del Chievo con Giaccherini, che ha fatto tutto benissimo, da sinistra si è centrato, è entrato in area, ha saltato un uomo, ha messo un pallone morbido verso il secondo palo, è arrivato in corsa Cacciatore, ha colpito forte, ha schiacciato a terra e ha superato il portiere Viviano. Un bel gol, una bella azione di Giaccherini, molto bravo Castro, che è solito a queste azioni. Molto spesso Castro è il giocatore che chiude la diagonale sul secondo palo e mette il pallone in rete. Questo è solo il terzo gol quest'anno di Castro, che torna a segnare dopo il lungo infortunio. Probabilmente questo è uno dei problemi del Chievo, cioè che Castro non è stato il Castro dell'anno scorso, e quindi qualche difficoltà il Chievo l'ha trovata dal momento in cui ha dovuto fare a meno del forte centrocampista argentino sul quale davvero l'anno scorso aveva fatto grandissimo affidamento. E qui siamo al 24esimo, due occasioni per il Chievo in giro di pochi secondi, entrambe sul piede di Lucas Castro, l'autore del gol del pareggio. La prima, una conclusione, una botta dai 25 metri con Viviano costretto a tuffarsi e a mettere fuori con i pugni, e poi da qualche metro più vicino al limite dell'area, ancora Castro, ancora una conclusione, questa volta fermo al centro della porta Viviano, e il pallone è uscito di pochissimi centimetri. Chievo, che dopo aver raggiunto il pareggio sta incrementando la sua azione offensiva. La Sampdoria non è la Sampdoria del primo tempo, sembra un po' in difficoltà fisica, probabilmente arretrato di qualche metro il baricentro, concedendo agli avversari di giocare con maggior libertà il pallone a centrocampo e quindi di costruire qualcosa in più del nulla fatto nel primo tempo. Adesso una rimessa laterale, recupera immediatamente palla il Chievo con Castro, che salta quattro uomini, poi serve a destra per Gobbi, ancora Castro tenta un altro dribbling, lo dà a Etemai in mezzo, e il pallone finisce in rete di Etemai, appena entrato ha messo in mezzo un traversone, non ci è arrivato il giocatore inglese, non l'ha nemmeno sfiorata, ma la sua mossa, la sua finta ha disorientato Viviano, che non ha più trovato il pallone, che è finito in rete. Siamo al 35esimo minuto, il Chievo va in vantaggio con Etemai, Chievo 2 Sampdoria 1, linea al basket. Che era pronto il... Scusa Beppe, non è stato ancora convalidato il gol, l'arbitro sta aspettando qualcosa dal VAR, non capisco cosa, perché il pallone arrivava dalla sinistra, era un traversone, forse l'unica possibilità che intravedo è quello di un tocco sul portiere. L'arbitro sta però ascoltando ancora qualcosa, quindi a te la linea, sarò più preciso. E intanto segna Caglion, Sassuolo 1 Napoli 1. E allora sentiamo da Gennaro com'è la situazione. La situazione è che l'arbitro sta guardando il monitor, l'arbitro Orsato di Schio sta guardando il monitor. A dir la verità, proprio non ho capito perché di questo intervento, perché c'è stato un traversone, il gol è stato convalidato. Sono venuti quasi 4 minuti, alla fine il gol è stato convalidato, l'arbitro va verso il centro
del campo, il traversone da sinistra di Etemai con il pallone verso il centro dell'area, non c'era arrivato Inglese e il pallone poi aveva sorpreso Viviano, che si era portato sull'attaccante del Chievo, aveva sorpreso Viviano ed era finito in rete. Forse l'unica indecisione, l'unico problema che poteva esserci era che Viviano era stato ostacolato nell'uscita, ma dopo 4 minuti l'arbitro ha convalidato la rete, avvalorando così la mia anche prima impressione che non ci fossero irregolarità. Siamo arrivati al 38esimo minuto e mezzo, poi ci sarà da recuperare moltissimo visto come sono andate le cose con questo gol. Il risultato è Chievo 2 Sampdoria 1. Linea al basket, e qui siamo al 47esimo, siamo nel secondo dei 5 minuti di recupero, e poco fa altro intervento miracoloso di Sorrentino su una ottima occasione per Alvarez. Si è trovato il pallone sul sinistro, Alvarez in corsa in area all'altezza del dischetto di rigore, un po' decentrato sulla sinistra, ha provato a mettere sul primo palo e ancora una volta un grandissimo Sorrentino è riuscito a mettere in angolo, e questo è il quarto, la quarta occasione davvero in cui Sorrentino si è fatto apprezzare. Sorrentino probabilmente, anzi sicuramente, il migliore dei suoi. Cambi decisivi in questa partita, perché l'ingresso di Etemai e di Birsa ha cambiato un po' l'assetto del Chievo. Mancano pochissimi secondi, anzi siamo già nel oltre i 5 minuti di recupero, la conclusione di Inglese con il pallone messo in angolo, ma arriva il triplice fischio, è finita. Chievo ha battuto la Sampdoria per 2-1. Breve commento anche da Massimo Zennaro per questa importantissima vittoria del Chievo in rimonta sulla Sampdoria. Sì, una vittoria in rimonta dopo un primo tempo in grandissima difficoltà, tutto di marca sampdoriana. Nella ripresa è uscito il carattere del Chievo, che prima ha pareggiato con Castro e poi ha messo dentro un gol abbastanza, diciamo così, trovato da Etemai, un traversone che è finito in rete, ma sono tre punti davvero fondamentali per il Chievo, che arrivava da tre sconfitte consecutive, che nelle ultime 14 ne aveva perse ben 11. Se è una inversione di tendenza nella stagione, lo vedremo già nella prossima partita importantissima proprio contro il Sassuolo mercoledì qui al Bentegodi. Ricordo il risultato e i marcatori: Chievo batte Sampdoria 2-1, le reti del vantaggio Doriano al 26esimo del primo tempo su rigore di Quagliarella, il pareggio al 17esimo della ripresa di Castro, il gol vittoria al 34esimo di Etemai. Chievo batte Sampdoria 2-1. Linea a te, Beppe Bisantis. Grazie.